Una volta, quando andavi, non ci si fida neanche dei vicini, una volta andavi dal vicino e gli dicevi: signora, c'è un po' di zucchero, venga, si accomodi. Oppure oggi tu vai a chiedere: signora, chi è che c'ha un po' di zucchero? Va via, un drogato! Su, lo vedi da quando chiudi la porta, no? Le porte si chiudevano, il suono era trink. Oggi chiude la porta quando saluti gli amici. Ciao, ciao, tu senti fare trin, trum, tram, stram, stram, tram, tram, stram, tram, 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 stram, 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 tram, 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 tra, 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 stra, 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 stra. E la tua moglie: amore, ma che vieni, si fa qualcosa? Non ce la fa. Ho bello chiuso la porta, il posto mi ha... A ti faccio. Antisatellitari, telecamere nascoste, telecamera, circuito chiuso, siamo blindati, ci sembra essere a Fort Knox, tutti blindati, tutti impauriti, tutti telecomandati, il cancello elettrico che ci fa penare. Quando ti arrivi a casa la sera, perché ti piacerebbe, tu fai così, sapere il cancello, sì, se la pila di cose scarica, tu allora tu vedi gente in mezzo alla strada che... e si strizza come il tubetto di dentifricio, tu lo vedi? Gli si va quasi sotto, che già che ci sei apri con la chiave, già che ci sei, però no, sotto si comincia a... E allora tutte le mosse, le cose per aprire, allora tu cambi i canali a tutto il condominio, ma il cancello non si apre. La nostra sicurezza ormai, signorina bella, la nostra sicurezza ormai è diventata fondamentale. Siamo dipendenti dai codici, dai numeri, citofoni con la tastiera, che ti devi ricordare il codice. Sony? No. Chi è? Vieni su. C'è il codice, ora c'è il con un numero segreto, tanto segreto. Di solito qual è questo numero segreto? La data di nascita. Dopo, se i ladri per il tuo compleanno ti fanno la festa a sorpresa, non ti lamentare. Poi c'è quello che... Fermi, perché normalmente il pubblico parte bello, poi dopo quando siamo a metà un minuto... Allora, teniamoci... Allora, qual è la data che ci si ricorda di più? 1492, la scoperta dell'America. Allora, però è facile a dirlo, ma quando ti arrivi lì che tu esci da fare la spesa, t'hai 20 sacchetti, il cane ti abbaia, il figliolo che va da una parte, la moglie che va da quell'altra, e il vigile ti fa la multa, ti ricordi di tutto delle rivoluzioni francesi, le guerre puniche, i sette re di Roma, ma della scoperta dell'America non... Poi dopo tu vai a comprarti le scarpe. Che numero c'ha lei? 1492. Perché si fa confusione. Si fa confusione perché sono troppi. Sono troppi i numeri da ricordare. Abbiamo un cervello solo. E il PIN, il PUC, la backup, il banco, ma il codice fiscale, partita IVA, la carta di credito, la password, il computer. Io. Come si fa a ricordare tutto? Ci scoppia il cervello. Una volta si segnavano sull'agenda, oggi no, c'è la tecnologia. Allora dici: lo metto sul telefonino i numeri, vedrai. Sì, però dopo se me lo fregano, se me lo clonano, allora lo metto sul computer, se me lo attaccano un virus, Dici, allora lo metto sui palmari, se lo perdo me lo trovano, e allora tornano a segnarlo sull'agenda. Però con un sistema infallibile, ognuno di noi ha il suo sistema per segnare i numeri. Affinché quegli altri non riescano. E noi siamo veramente dei geni. Allora alle volte si segna il numero del bancomat sotto il nome di un ristorante. E allora viene fuori Osteria del Monte dei Paschi. Fa come? Siamo dei geni noi. Allora, segniamo il numero delle nostre donne, sai? Segniamo il numero della carta di credito sotto nomi di donne inesistenti. Allora tu leggi Bianca Popolare di Novara.
oppure Katia di risparmio di San Miniato, oppure Carla rurale artigiana di Bergamo, che se te lo trova la tua moglie dice: che le sono queste maiale, scusa, datti pazienza, non è perché io voglio sapere chi sarebbero queste.